no. Déjame bailar contigo. Yo, baby K. Faccio un tuffo sotto il sole. Fa già un caldo che si muore. Quest'estate non si dorme. Me la bevo come un cocktail. Questo ritmo che mi muove, i problemi sono altrove. Le cuffie sulla testa, viaggio sotto l'ombrellone. Prendiamoci le stelle, che il resto non ci serve. Uscire e fare le sette. E voglia di andare più forte, non ci basterà questa notte. Voglio vedere le luci dell'alba cambiare colore. Voglio ballare con te, soltanto con te. Non chiedo la luna, ma ballo con te. Lasciamoci tutto alle spalle io e te. Spengo tutto per due ore, che mi scorda anche il mio nome. Bevo birra con limone, senza ghiaccio per favore. Andiamo non so dove, diplomiamoci in hangover. Scottiamoci la pelle e poi cambiamoci colore. Prendiamoci le stelle, che il resto non ci serve. Almeno fino a settembre. Ho voglia di andare più forte, non ci basterà questa notte. Voglio vedere le luci dell'alba cambiare. Soltanto con te, non chiedo la luna, ma ballo con te. Lasciamoci tutto alle spalle io e te, fino a che nasce il sole. Le giornate così lunghe, notti sempre troppo corte. Che ti svegli sulla spiaggia, col rumore delle onde. E mentre la notte finisce, dimmi che male c'è. Se mentre ballo con lui io penso ancora a te. Voglia di andare più forte, non ci basterà questa notte. Voglio vedere le luci dell'alba cambiare colore. Voglio ballare con te, soltanto con te. Non chiedo la luna, ma ballo con te. Lasciamoci tutto alle spalle io e te, fino a che nasce il sole. Voglio ballare con te. Con te,
soltanto con te. Non chiedo la luna, ma ballo con te. Lasciamoci tutto alle spalle, io e te, fino a che nasce il sole. Tutti gli amici di Telemia, un grosso abbraccio da Bluet Cattaneo. Quindi benvenuti su Vox Populi, programma ideato da Jenny Brefari e condotto oggi da me. Quindi ci troviamo a Riace e quando siamo a Riace non si può che non partire dal Grand Hotel Il Partenone. Posto straordinario, quindi la puntata di oggi è cosa ne pensate sui santi San Cosimo e Damiano. Quindi noi inizieremo questi tre giorni di questa festa fantastica, questa sera dove ci sono questi balli dei Rom, che è un vero spettacolo, quindi seguiteci! Un ringraziamento particolare al proprietario del Partenone che ci ha ospitate. Noi partiamo con questa avventura di tre giorni. Come ho detto prima, questa sera ci sarà questo ballo tra i Rom, dove c'è una voce che si dice che questa sera si sposano tra di loro, perché è una notte magica dove succede di tutto. Quindi poi domani mattino ritorneremo con la processione dei santi San Cosimo e Damiano e quindi dopodomani per concludere con il concerto del grande amico Cosimo Papandrea. Quindi seguiteci e andiamo ad ascoltare la voce del popolo. Andiamo! Ed eccoci sempre da Riace alla festa di San Cosimo e Damiano. Siamo la prima serata dove c'è questo grande folklore, grandi balli e noi ci andiamo ad ammirare queste tarantelle. Da dove viene? D'Isola Capruzzoto. Ma Isola, sì. Di dove vengo io? Da Famignana. Va bene, allora... Da Famignana. Isola del... Parli. E che vai a parlare senza soldi che mi parlo? Senza soldi non si cantano messe. Dai, intanto ci stiamo ammirando queste tarantelle favolose. Sempre Riace, sempre festa a San Cosimo e Damiano.
Ed eccoci sempre da Riace, dopo ieri sera del ballo dei Rom, oggi andremo a vedere la processione. Riace in provincia di Reggio Calabria, la festa di San Cosimo e Damiano. E la mia curiosità si è fermata proprio qui, vicino al parcheggio dove abbiamo lasciato la macchina, con questi fichi particolarissimi, fichi seccati con della mandorla dentro, e questa signora che non si vuol far vedere ha creato queste opere d'arte, perché sono delle sculture. Quella è la statua di San Cosimo e Damiano, c'è la croce, il cuore, e io li ho assaggiati e sono veramente spettacolari. E adesso andiamo a sentire la voce del popolo con la processione di San Cosimo e Damiano. Buongiorno, da dove viene? Dalla Puglia. Che bello la Puglia, ma proprio per questa occasione è venuta giù? No, io sto qui per un po' a vivere qui a Riace. Dai, il paese dei bronzi, quale posto migliore? E oggi siamo qua per un'altra coppia, perché Riace è tutto a due. I San Cosimo e Damiano, i bronzi di Riace, e troviamo questa bella signora. Cosa ne pensa di questa festa? È pazzesca, sto elaborando ancora tutti i dati che sto raccogliendo, è pazzesca. Per ora questo mi sento di dire che non avevo mai visto e sentito tanta energia. Ok, quindi grande energia anche da parte nostra. Complimenti ai calabresi. E io da calabrese la ringrazio e le auguro buon proseguimento. E abbiamo qui un altro signore, da dove viene? Dalla California. California, California, ecco il nostro... Da Parigi, scusate. Noi vorremmo sentire un attimo qualche accenno di questa fisarmonica. Pure la tarantella, cosa... Una bella tarantella per iniziare, dai, sentiamo. E qui con me anche un grande amico, Mimmo Bova, che l'abbiamo visto sempre in Rai o nelle rete Fininvest. Ciao Mimmo. Ciao, bene, queste tradizioni hanno bisogno di vivere nel tempo. Io ho cercato di farlo anche in Rai, quando per valorizzare l'intera nostra zona, il comprensorio, la Calabria, la Ionica in particolare, Siderno, Bivongi e Guardavalle, l'ho portato tutti a una mattina con Luca Giurato, caramba che sorpresa. Ricordo, con Luca Giurato c'ero anche io. Certo, quindi paesini che scalettavo al fine di valorizzare dalle risorse artistiche, culturali, naturali, eccetera, quello che adesso state facendo voi con Telemia. Quindi buona festa a tutti da Riace. Ok, e noi ci vedremo presto. Ciao Mimmo e buon divertimento. Ciao. Non ci hai detto comunque di dove viene, seriamente. Siderno, davvero. Quindi Siderno, sempre Calabria, va bene, non si giura, complimenti, sei bravo. E noi andiamo a sentire ancora la voce del popolo, di cosa ne pensa di questa bella manifestazione. Vedo una signora al volo. Signora, cosa ne pensa di questa festa? Bellissima questa festa, vengo tutti gli anni. Ah, quindi io gli stavo domandando se era la prima volta, invece no. Vengo tutti gli anni e vengo dalla Val d'Aosta. Val d'Aosta, ma viene apposta per la festa. Ma veramente bravo, i complimenti. Comunque io la prima volta che vengo e veramente c'è un'energia particolare. Anche ieri sera che siamo stati giù, il ballo con i nomadi veramente è un qualcosa che non si può spiegare. Ed eccoci qua, sempre da Riace, con un amico, il nostro grande amico Tomarchio, che con la sua telecamerina che è nascosta, faccela vedere. Ciao carissimo, come stai?
Io sto bene, buon lavoro, grazie a Telemia, siete sempre presenti sul territorio, raccontate la storia, veramente la vera storia. Io vi ringrazio, fra poco assisteremo a questa bellissima processione ricca di contenuti, con la speranza che chi ci comanda, chi è proposto, non togliono queste tradizioni, perché le tradizioni sono le radici di un popolo. Sono d'accordissimo con te, anche perché ieri sera ho provato veramente delle forti emozioni con il ballo dei Rom laggiù, e quindi è stato veramente emozionante, per me era la prima volta e sono veramente, è una magia, è una vera magia. Comunque con te, tu hai detto che ci becchi sempre a noi, ma noi ogni situazione becchiamo anche il nostro Tomarchio. Salutaci anche il tuo fratellone, noi ci siamo visti con te dalla mia sorellona Loredana Bertè a Cittanova, dove tu mi hai intervistato. Certo, certo. Allora io vi ringrazio, niente, speriamo che ci sarà un'altra volta, così faremo un lavoro fatto insieme, grazie. Ma perché no, ben volentieri, ciao e buon lavoro anche a te. Allora, ci sono tanti personaggi misteriosi e particolari, televisioni da tutte le parti del mondo, e fotografi, tutto quanto, per immortalare veramente questi momenti magici. Siamo qui davanti alla chiesa di San Cosimo e Damiano, folla oceanica, sono tutti qua in attesa per l'inizio della processione. È veramente spettacolare il tutto, c'è una magia, si respira dell'aria magica, e stiamo qui a tra poco l'inizio della processione. Signora, mi scusi, le posso chiedere da dove viene? Di Fabrizia. Ed eccoci qui, una marea di gente, personaggi straordinari. Salve, le posso rubare solo un secondo, da dove viene? Io vengo dall'Australia. Australia, ma non per la festa? Sì, 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 sono nato in Calabria, vivo in Australia 53 anni e mi trovo qua ogni anno. Quindi lei parte dall'Australia 24 ore di volo per venire qui alla festa di San Cosimo e Damiano? Sì. Quindi più devoti di così non si può. Vuole salutare gli amici che sono in Australia, anche perché noi andiamo in diretta streaming in tutto il mondo su www.telemia.it. Magari può salutare anche in inglese. Ok, I wish to say hello to all my friends in Australia and all the Italian friends, and I wish they come to see the feast. It's a wonderful place. Ed eccoci, siamo davanti alla chiesa di San Cosimo e Damiano e ci sono già i musicisti ad accogliere questa grande uscita. Da dove viene? Rosarno. Rosarno, da Rosarno. Qui c'è gente che viene da ogni parte del mondo, quindi una folla oceanica. Io farei un'inquadratura, Geni. Farei un'inquadratura veramente, è impossibile camminare, sono dei santi sentitissimi in Calabria, San Cosimo e Damiano, un paesino veramente straordinario, sempre in provincia di Reggio Calabria. Viva San Cosimo e Damiano, mi discansa di tutti i pericoli male, mi dona pace, a saluta a tutti questi signori che siamo qua, di lontano e di vicino. Ciao San Cosimo e Damiano, prega tu, scansali di male pericoli. È veramente cosa buona, santa e giusta, perché viviamo in un mondo dove serve veramente questa benedizione. Dentro la chiesa di San Cosimo e Damiano, ecco i santi, dove tra qualche minuto inizierà questa tanto attesa processione. Quindi buon proseguimento a tutti quanti. Signora, scusi, cos'è questo qui? Questo è un bambinello Gesù che praticamente si prende, come lo fai per voto. Se hai qualcosa lo prendi o lo lasci qua o lo lasci giù in chiesa, oppure quando passano i santi, è una cosa particolare. Ma questo qui si prende quando si chiede il voto o quando è stato... No, no, quando si chiede il voto, tu chiedi il voto nella tua mente e lo prendi e poi lo dici a loro quando passi, e questo è un voto, sì. Allora, sicuramente San Cosimo e Damiano hanno già visto questa...
questo suo pensiero e io le auguro che si possa avverare quello che lei ha chiesto. Io sono 25 anni che vengo, più tempo, più anni vengo e più gente c'è. È vero, Folla Oceanica, da dove viene che dobbiamo chiudere? Da Crotone. Addirittura da Crotone, signora, arrivederci. Grazie, grazie. Ed eccoci in attesa che escono i santi. Ieri sera abbiamo ammirato il ballo dei Rom e qui stanno aspettando l'uscita della processione, veramente delle emozioni che non si possono spiegare. Sono dei balli in onore dei santi San Cosimo e Damiano. Ed eccoci qua, una bimba con questo vestitino. Salve, buongiorno, dove viene? Da Palmi, Reggio Calabria. Palmi, Reggio Calabria, mi spiega il vestitino così? È un voto che ha fatto mia moglie per i devoti al santi. Dai, come si chiama la bimba? Elisa. Ciao Elisa, facciamo ciao con la manina? Facciamo ciao alla telecamera? Ed eccoci qua, sempre con il nostro amico dell'Australia, sono 5 dollari, 5 dollari, che fa? Ce l'ho la bambina perché è vestito come santi. La generosità di questo signore, si è spaventata la bimba, ok, grazie. Ed eccoci, questo momento veramente emozionante, siamo sempre a Riace, l'uscita dei santi, San Cosimo e Damiano. Folla veramente, migliaia e migliaia di persone ad attendere questo momento. Va bene, sì. Sempre San Cosimo e Damiano, siamo sempre qui ad ammirare questo spettacolo di balli e musica. Come potete ammirare c'è un mastro di ballo che si alternano a far entrare le persone a ballare, è veramente emozionante. Dove viene? Lamezia Terme per San Cosimo e Damiano. Sì. Anche la signora?
se metterete in alla mezza e ne mogna danna riace. Era un nostro protettore questo. Quindi la vediamo ballare adesso, prego, appena... Ecco delle persone che vengono su questo gruppo da Serra San Bruno, in provincia di... Vibo Valentia. Serra San Bruno, provincia di Vibo Valentia. Quindi veramente tutte le cinque province riuniti per questo evento particolare. Signora, come mai vestito così? Un bimbo o una bimba intanto? Un bimbo. Già il secondo e il terzo che vedo, che significa? No, ho visto già altri bimbi vestiti così. La devozione verso i santi. E bello, da dove vieni? Monasterace. Ok, buona festa. Grazie, grazie. Hop, 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 hop. Faccio da ballo. A giro, giovanotti. A te, Mariuzza. Hop, 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 hop. E viva San Giorgio Mondomiano. Signora, da dove viene? Da Reggio Calabria. Reggio Calabria, la prima volta che viene? No, avevo 30 anni che veniamo da San Cosimo Domiano. Quindi questo abito è dedicato ai santi? Santi, sì, ai santi medici. Ma c'ha grazie per mio frate, che è malato. E si è sotto ancora. E pregamo, mi stacci buono e mi si ripigli. E noi l'augurio nostro è quello che si riprende in fretta. Buon proseguimento. Con una bellissima ragazza con questo look particolare, ciao! Ciao! Da dove vieni? Da Pomigliano, Napoli. Bella tutta Napoli, tutta Pomigliano che conosco bene. E sei qui in occasione per la festa o? Sì, sono qui per la festa. Se non ballate buoni non vi cantano un bisogno. Hop, 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 hop. Non balla da Germania. Voglio salutare a tutto questa tarantella, amici. A tutti i calabresi. Veramente emozionante, sono delle emozioni particolari. Rosarno, c'è un significato a questo bastone? No, è una cosa che tutti gli anni le porto. Ok, quindi da Rosarno per San Cosimo e Damiano. Francesco beve l'acqua. Ok, voglio salutare qualcuno? Tutta la mia famiglia e tutti questi che sono qua. Da Rosarno. Signorina, dove viene? Rosarno. È la prima volta? No, tanti anni. Che emozioni si provano in queste manifestazioni? Emozioni bellissime. Noi l'abbiamo prima mirata a ballare, complimenti. Grazie, la ringrazio, saluto a tutti, ciao. Da Crotone. Dove? A Crotone. Tutti da Crotone, vuole salutare qualcuno? Saluto la mia famiglia. Ciao. È la prima volta che venite qui a San Cosimo e Damiano? No, tutti l'anno. Quindi siete dei fedeli devoti? Dalla Lamezia. Lamezia Terme, un bimbo o una bimba? Bimbo. Allora, come mai vestito così? Siamo devoti.
Quindi devoti a San Cosimo e Damiano. Catanzaro. Catanzaro Lido, è la prima volta che venite a San Cosimo e Damiano? Sono anni che veniamo. Quindi siete dei fedeli? Fedelissimi e devoti a San Cosimo e Damiano, in particolare per mia cognata Valeria e per la nostra famiglia, la famiglia di mio suocero. Ok, quindi siete tutta una famiglia questa qui? Sto andando a raggiungere l'altra parenti. Ok, quindi poi ci vediamo giù magari, giù alla processione quando arriva al convento. Grazie a San Cosimo e Damiano. Ed eccoci qua sempre da Riace, San Cosimo e Damiano, con una coppia particolarissima. Ciao, da dove venite? Da dove venite? Non so da dove vieni. Io dicevo, signora. Della Lamezia. Lamezia Terme, lui vuole scherzando perché lui, io l'ho voluto intervistare perché sono, prima stava a fare il comico, ma lo so benissimo. Allora, prima volta che venite? No, saranno da, io ne ho 39, da 20 anni. 20 anni, quindi devoti di San Cosimo e Damiano. Sì, sì. Senti, ma sto look, chi te lo cura? Quale? Del pelo! Quella è mia moglie, sono i film. Hai capito, signor? Altro che San Cosimo e Damiano. Comunque, buon proseguimento della festa. Siete veramente simpaticissimi. Volete salutare qualcuno? Anzi, saluto mia moglie. Oh, bella questa! Salutiamo tutti con la mano a chi ci segue da casa. Ciao, ragazzi! Sempre Riace, sempre la festa di San Cosimo e Damiano. Qui mi trovo da questi amici Sapori dell'Orto, dove sto degustando dei formaggi favolosi e un vino spettacolare. Da dove venite? Da Canolo, questa azienda viene da Canolo. Canolo, e ne approfitto a salutare uno dei miei sponsor di Arriva alla Fiesta, Donna Francesca. Ciao Francesca! Quindi ragazzi, in bocca al lupo e tanti auguroni. E viva sempre San Cosimo e Damiano. Ed eccoci qua con un'amica, Lucy Flower. Ciao carissima. Ciao. Lei arriva da Gioiosa Marina, dove ha un negozio di fiori favolosi, favolosi, favolosi. Io ti ringrazio ancora, anche la mia mammina, di quella grande composizione che mi hai regalato. E di cosa? Figurati, un piccolo pensierino. Sono felice che a tua mamma è piaciuta, questo sì, mi fa molto piacere. È la prima volta che vieni qua a San Cosimo e Damiano? No. Vengo ancora prima di nascere, che mia madre mi portava nel pancione. Dai, sono delle belle testimonianze. Quindi mi raccomando, per i vostri fiori andate a Gioiosa Marina da Lucy Flower. Grazie, grazie mille. Un bacione a tutti. Ma vogliamo dire, non è pubblicità, la via veloce veloce, dai. Cosa? Dimmi. La via del negozio. Via Marconi, a Gioiosa Marina, numero 51. E trovate tanti bei colori, fiori. Ciao e grazie, buona festa di San Cosimo e Damiano. Grazie mille, pure a voi. Scusi, da dove viene? Da Gioia Tauro. Gioia Tauro! San Cosimo e Damiano, gente che arriva da tutte le parti del mondo, non solo le cinque province della Calabria, gente che arriva dall'Australia, dal Canada, veramente spettacolare tutto quanto. Da dove viene? È Placanica. Placanica! La prima volta che viene qua a San Cosimo e Damiano? Tutto l'anno stai venendo. Vuole salutare qualcuno? Tutti, certo. Dai, su! E come dicevo prima, fedeli da tutte le parti del mondo, siamo qua, sempre in Calabria, Stalletti, quindi un gruppo di Stalletti, vero? A questo punto lascio la parola, che lei è proprio l'incaricata della milizia dell'Immacolata. Sì, però vi ho fatto una domanda, viene da Stalletti? Stalletti, sì. Allora, Stalletti, provincia di Catanzaro. Catanzaro, sì, certo. Veniamo qui da 6 anni, siamo un gruppo bello compatto, è una cerimonia veramente toccante, emozionante, siamo contenti di essere qui anche quest'anno.
Davvero, grazie ai Santi Medici che ogni anno ci fanno ritornare qui. È vero, io l'ho detto più di una volta durante questo programma, delle emozioni veramente particolari. Io ho fatto tanti programmi nelle sagre, nelle feste, però così toccante e particolare non l'avevo mai vista. È vero, è veramente una manifestazione, una cerimonia emozionante. Ogni anno quando già escono i santi dalla chiesa esce un'emozione da brivido, veramente. È vero, cosa direbbe a chi non è mai stato qui? Di venire al più presto a visitare questo santuario in questa giornata. Ok, noi salutiamo gli amici da Stalletti, seguiteci sempre su Telemia, canale 85 del digitale terrestre o in diretta streaming in tutto il mondo, www.telemia.it. Con la manina, salutiamo tutti quanti, ciao! E si prosegue sempre con balli folcloristici. E qui è un continuo ballare in onore dei Santi Medici, San Cosimo e Damiano, che tra poco dovrebbero raggiungere il santuario. Sono partiti alle ore 10 dalla chiesa e adesso ci sarà questo arrivo al santuario. Migliaia e migliaia di persone a ballare e a festeggiare questi santi. Da dove arrivate? Da Saarbrücken, di Germania. Germania, vogliamo fare un saluto a tutti gli amici? Siete venuti apposta per la festa? Anche sì, vero. Per la festa di San Cosimo Damiano. Ok, salutiamo in cam. Ciao, state bene. Come potete ammirare, migliaia e migliaia di fedeli venuti qui per questi santi, Santi Medici San Cosimo e Damiano in provincia di Reggio Calabria, Riace Superiore, quindi veramente folla oceanica. Ed ecco i Santi Medici San Cosimo e Damiano arrivati qui. Stanno per fare ingresso al convento, processione lunghissima con milioni di fedeli, è veramente, non mi stanco mai di ripetere l'emozione che si prova, gente che arriva da tutte le parti del mondo, non solo dalle 5 province della Calabria. Uomini e donne a suonare e a ballare per onorare i santi San Cosimo e Damiano, soprattutto un gruppo di rom, dove da ieri sera che sono qui hanno dormito per terra, hanno dormito nelle macchine per onorare questi santi. Ieri sera interrottamente a suonare e io ho notato quel tamburello insanguinato
da ieri sera che stanno suonando. Il ragazzo adesso ha dovuto mettere i guanti e questo lo si fa solo quando si è veramente devoti dei santi San Cosimo e Damiano. Ed ecco i santi San Cosimo e Damiano arrivati proprio davanti al santuario, dove trascorreranno la notte qui, dove poi domani mattino ci sarà di nuovo questa processione dove saliranno su di nuovo domani in chiesa. Ammirate questo spettacolo veramente unico. San Cosimo e Damiano, veramente spettacolare, immagini molto suggestive. E piccoli a suonare, stiamo ammirando un bambino che avrà 3-4 anni a suonare magistralmente una fisarmonica, veramente veramente spettacolare. Signora, da dove viene? Da Padova. Padova, è la prima volta qui? La prima volta per la festa. Come mai questo look tutto particolare? Che mi piace vestirmi da sposa, li faccio io i vestiti. Dai, quindi lei è una stilista? Un artista. Un artista. Quindi noi siamo Telemia, ci può vedere anche da Padova, andiamo in streaming www.telemia.it. Voglio salutare qualcuno. I santi medici. Ok, grazie. Ciao. Ciao nonno. Oh,
che, come diceva il nostro cameraman Jerry Blefari, non è stato un ballo ma una vera magia. Di dove sei? Siamo nella zona di Napoli, provincia di Napoli, area vesuviana, quindi dalla Campania. Quindi venuta giù per questa ricorrenza di questa festa? Sì, sì, sì. Ci avevano parlato vari amici dei calabresi di questa festa e quindi eravamo curiosi e siamo venuti a vedere. Quindi è il primo anno, la prima volta? Sì, primo anno, la prima volta. Quindi se tu, tornando a Napoli, cosa diresti di questa festa? Cosa ti è rimasto dentro, le emozioni che hai provato? Sì, sì, mi sono divertita, è particolare la caratteristica comunque di tanti zingari, sia la festa sì, in piazza che la sera qui, le nottate, poi la tarantella calabrese da vicino. Esatto. Quindi rubo l'idea, quello che hai detto, signore, il prossimo anno ci sarai ancora. Assolutamente. Eccoci sempre, Riace, festa di San Cosimo e Damiano, sempre. Abbiamo visto prima questo balletto straordinario, abbiamo notato degli strumenti particolari, Salve, da dove viene? Io mi chiamo Antonio Matrone, detto Leone, vengo da Scafati, provincia di Salerno, e sono un costruttore di questi strumenti. Abbiamo iniziato per scherzo, ormai è diventato il nostro lavoro, e giriamo un po' tutto il sud Italia e pure al nord, portiamo queste nostre tradizioni vesuviane. Quindi non solo musica ma anche costruire gli strumenti. Io al mio cameraman gentilmente, se mi inquadra, quegli strumenti che sono veramente particolari, quindi vanno i miei complimenti. Senta, ha una pagina Facebook dove possono contattarvi chi volesse contattarvi, perché vedo delle cose veramente originali. Allora, noi siamo un'associazione culturale e facciamo soprattutto ai giovani, lo trasmettiamo, a non far scomparire certi discorsi che facevano i nostri nonni antenati, e la nostra pagina è Aparanza do Leone di Scafati. Aparanza do Leone di Scafati, quindi mi raccomando, vedo pure che ci sono dei DVD, dei CD, quindi potete tranquillamente contattarli per averli. C'è una voce che si vocifera che domani sera aprirete voi il concerto. Questa sera aprirete il concerto voi. Sì, sì, il nostro amico, perché noi grazie a lui se siamo a questa festa, il nostro amico Mimmo Giovinazzo, che ci ha invitato già l'altro ieri a Canolo, e stasera lui ha fatto lui e ci ha invitato ad aprire. E penso che sto Mimmo Giovinazzo la vede molto lunga, perché è veramente bravo a portare delle persone con degli strumenti veramente originali, quindi non farà altro che piacere a tutto. Cosa, se è possibile. Allora, noi usciamo per guadagnarci pure da vivere, perché ringraziamo il Dio, perché usciamo pure, però pure se non li guadagniamo, però la prima cosa è che noi andiamo in giro, cerchiamo di trovare sempre gli amici in qualsiasi posto d'Italia che stiamo, perché le fondamenta di certe cose sono queste, l'amicizia e il rispetto verso gli altri. Certo, poi è un'associazione la vostra, e l'amicizia, purtroppo viviamo in un momento dove le amicizie ormai è un valore che si sta quasi scomparendo. Vedo qua degli altri amici, dove venite? Da Catanzaro. Catanzaro non è certo la prima volta che siete qua. Ogni anno veniamo noi qua. E io, per me è anche il primo anno che vengo in questa festa, è veramente emozionante. Abbiamo la festa di San Cosimo e Damiano delle Rom. Esatto, quindi ho visto, abbiamo già registrato ieri sera queste tarantelle con questi strumenti, veramente sono delle cose veramente emozionanti. Grazie. Prego, prego. Ed eccoci con i più piccoli suonatori per San Cosimo e Damiano. Ci troviamo qui da Palmina, da Samo, con i suoi prodotti straordinari, che c'è di tutto, la salsiccia, di più non si può, veramente buone, noi l'abbiamo già assaggiati, sono straordinari, veramente bravi anche i suonatori. Da dove venite? Da Rosarno. Rosarno, siete già così bravi a suonare? Siete così bravi a suonare? Sì. Dai, musica! E dietro abbiamo il maestro che ha insegnato questi bimbi, Meluccio. Sempre Riace, sempre San Cosimo e Damiano, e non è soltanto balli e musica, è anche arte culinaria. Ecco qui un grande. Ciao caro Enzo. Ciao, come stai? Una meraviglia, grazie. Tutto. Una meraviglia, dopo tanta cottura di tanta salsiccia, ma la gente ne ha mangiata tanta. Tantissima ne ha mangiata, proprio tantissima ne ha mangiata.
E noi siamo passati tre volte questa mattina, era veramente impossibile poterci avvicinare, a noi non ci fa altro che un grande piacere. Come potete ammirare le grandi salsicce, ma qua l'autore di tutto quanto è un nostro amico di Gioiosa Marina, la macelleria Englen, che è veramente nella storia. Tutto bene? Ok, non avevo dubbi su questo. Ok, buon proseguimento e ci vediamo. Vuole salutare qualcuno? Allora, lo dica al microfono. A tutti gli amici. E mi raccomando, macelleria Englen, Marina di Gioiosa Ionica. Ecco cosa bolle in pentola. Cosa bolle, signora? Che stanno cucinando? Ma della salsiccia, vedo anche del peperoncino. E quindi buon proseguimento a tutti. Dulcis in fundo, ballerini nati da Gioiosa Marina. Oltre i balli, oltre i santi, qua si mangia e si beve. Da dove venite? Urzo! Da dove? Urzo! Crotone, Crotone, vai! Siamo qua, tutti gli anni siamo qua. E quindi noi ci vedremo anche il prossimo anno, se Dio vuole. Sempre. Cosa c'è dentro? Cosa avete cucinato? Carne, pizzaiola, funghi, salsiccia. Di tutto, di più. Allora, buon appetito. Grazie, gentilissimo. Al prossimo anno. Ciao da tutta la nostra compagnia, vai. Ciao. Ma si prosegue sempre con il cibo. Salsiccia, ma la fate voi? Sì, tutto facciamo tutto noi qua. Da dove viene? Gioiosa Superiore, macelleria Magnoli. Gioiosa Superiore, io sono di Gioiosa Marina, quindi manco da tanti anni. Facciamo un saluto in camme per gli amici. Ciao. E vai, peccato che abbiamo già mangiato. La prossima volta, domani. Che canale. Ed eccoci qua, sempre con degli amici da Catanzaro, Lido. Le staffe che non hanno accettato qua, prima che ce ne andiamo dobbiamo pagare. Che a prescindere il pagare è stata un'emozione molto forte per me. Per me è il primo anno che vengo, grazie a Telemia, e l'emozione che mi avete trasmesso ieri sera davanti al convento con i vostri balli. Guardi, non ha prezzo tutto questo. Quando è il 25 e il 26 è una gioia per tutte le persone che vengono dall'America, tutti questi migranti, perché il popolo calabrese ritengono che il popolo che è in America, in Inghilterra, in Germania, ritornano sempre in Calabria, aspettano il 25 e il 26. Io ho fatto delle interviste, ho visto veramente delle persone che vengono dall'Australia, dall'America, da tutte le parti, ed è veramente una gran bella cosa. E poi le emozioni che si provano in queste circostanze sono indescrivibili, perché veramente siete grandi, vi amo! Sempre Riace, sempre San Cosimo e Damiano, siamo quasi alla chiusura del programma e non potevamo chiudere con una cosa dolce dal nostro amico Zenone. Ciao carissimo, lo so, guarda quanti clienti hai sempre, scusate che ve lo rubo per un secondo, vieni qua un attimo e vieni qua, hai paura, va bene, ce lo concedono i clienti. Allora, come è andata questa San Cosimo e Damiano 2017? Siamo andati bene, grazie a Dio, gonfie vele, c'è stato un mare di professore stamattina, non poteva mancare, una bellissima giornata. Veramente delle forti emozioni, per me la prima volta, e quindi come potevamo andare via se non fermarci da te ad assaporare dei dolci straordinari. Allora, noi ti salutiamo, chiediamo scusa ai clienti che sono sempre numerosi e alla prossima puntata. Ciao Zenone, sei il numero uno e io il pesce intanto te l'ho fregato. Ciao!
ballare e li picciotti puri caroselli e tanti tanti vasi sanno andare. Allora, sempre Riace, sempre San Cosimo e Damiano, e in questo programma abbiamo avuto diversi personaggi particolari, veramente coloratissimi, e non potevamo andare via senza venire da zia Pina con le sue specialità. Ciao carissima! Buonasera, io sono la zia Pina, faccio le zeppole, ho riportato la vecchia tradizione della nonna in piazza, nelle fiere sono, insomma... È un lavoro che ho creato io e sono soddisfatta. Vedi, nonostante per questo anche i fuochi d'artificio, quando hai parlato, cosa vuoi di più? Allora, le zeppole le abbiamo mangiate in tutti i modi, perlomeno io con l'anduia, con l'acciuga, però la novità di quest'anno io veramente non l'ho mai sentita ancora fino adesso, quelli con... Con la Nutella, le zeppole con la Nutella. Le zeppole con la Nutella, quindi... Tutti gli amici che ci seguite da casa, zia Pina non è solo qui, ma lei la troverete in tutte le piazze dove c'è festa. Una persona gioiosa come lei è sempre presente. Pina, vuoi salutare gli amici che ci seguono da casa? Grazie a tutti e grazie a tutti i miei clienti, lontani, vicini, tutti. Grazie mille, di cuore. Da zia Pina. E Pina è unica! Allora, sempre Riace, sempre San Cosimo e Damiano, questi santi medici, cosa si prova a guidare l'automezzo dove vengono trasportati? Ogni anno un'emozione sempre più forte, più anni passano e più forte diventa. Io ho visto una folla veramente oceanica della gente, nonostante la pioggia, perché noi eravamo qua già dal primo pomeriggio, si pensava addirittura che neanche si fosse la possibilità di allestire il palco, quindi temporale, però nonostante ciò ce l'abbiamo fatta. I santi hanno voluto questo e questo è stato fatto. Thank you.
Ed eccoci qui dopo questi tre giorni di grandi emozioni da Riace, San Cosimo e Damiano. Non potevamo che finire questa mega puntata, anzi questo specialone, dal nostro grande amico Michele Meleca, grande chef della Vecchia Osteria. Ciao carissimo, guarda, è un vero spettacolo vederti anche tagliare la pancetta. Naturalmente questa qua sarà stata fatta a casa, in casa. Nostri maiale, sì. Volevo innanzitutto salutare e dare un saluto ai santi medici Cosimo e Damiano, perché sono veramente curativi questi medici che dicono che fanno il giro del mondo e li conoscono in tutte le parti del mondo. È vero, in effetti ho visto proprio pochi giorni fa in una intervista anche addirittura nella provincia di Torino, vero Geni, che sei dall'altra parte, c'era questa festa San Cosimo e Damiano. Allora, cosa prepariamo oggi rapidamente? Facciamo una carbonara modificata. Anche perché da casa è facile dire carbonara, le uova, la pancetta ed è la carbonara, quindi modificate in che senso, Michele? Devo mettere anche un po' di panna. Molti la fanno solo con vedi, solo così, carbonara. Quindi la pancetta, le uova, invece noi faremo questa aggiunta di panna, qua un vero spettacolo, la pancetta tagliata grossolanamente e in questo caso rigorosamente fatta dal nostro Michele Meleca. Quindi tu si mette solo il tuorlo. Quindi qua stiamo preparando una carbonara per quanto persone? 10 persone. Quindi per 10 persone siamo già a 5-6 uova, quante uova metteremo? Mettiamo una a testa. Quindi un uovo a testa, eccoci qua, ci siamo quasi, abbiamo 2, 4, 6, 7, 8 e nel frattempo lì sta friggendo la pancetta. Oggi, perché tante volte quando vanno a casa. Ma è vero, in effetti oggi come oggi siamo tutti presi dal lavoro, soprattutto chi vive in città, e quindi mamma che profumo, ragazzi! Poi questa pancetta tagliata grossolanamente è veramente una vera magia. Questo flambè che è la fine del mondo. Michele, ma sei un grande. Sì. Voglio ricordare da casa che lui sta preparando il condimento di questa carbonara, ma lì abbiamo già la pasta che sta cucinando. A che punto siamo? Ci siamo quasi. Eccoci qua. La facciamo cucinare per tre quarti di cottura nell'acqua. L'ultimo quarto lo cuciniamo in padella. Lo tiriamo in padella assieme alle uova, la panna. Quindi il vero segreto è non portare la pasta a cottura ultimata, come diceva Michele, tre quarti di cottura e una lo contorneremo dentro la padella, così la pasta fa in modo che si insaporisce di tutto questo ben di Dio. Allora, abbiamo messo la pancetta a soffriggere con l'olio extravergine d'oliva, la pasta e l'acqua di cottura, perché io mi piace lavorare molto con la padella. Anche perché l'acqua di cottura, secondo la mia logica, servirebbe anche a continuare quel quarto che manca della cottura della pasta in maniera iniziale. Oh, guarda, solo con la pancetta e la pasta, credetemi che c'è un sapore veramente. Allora, avevamo messo i tuorli dentro la ciotola, a questo punto andiamo a mettere la panna, quindi tuorlo e panna. Io già avrei fatto separatamente il tutto e forse era sbagliato. Allora, qui abbiamo del formaggio, che tipo di formaggio è? Grano, parmigiano. Quindi parmigiano, grana, un pizzico di pepe nero e vedo anche la noce moscata, che non può mancare, vero? Sì, non molto. Un pizzico, diciamo. Allora, non ho mai capito una cosa: se a questo punto bisogna spegnere, tirare la padella dal fuoco o continuare la cottura? Spiegacelo tu. Manca quel quarto di cottura che abbiamo prefissato. Quindi perché allora, io l'ho mangiata anche a casa dei amici, vengono tutti quei grumi nella parmigiana, l'uovo che si solidifica molto.
perché lo lavorano col bianco. Lavorano col bianco l'uovo. Ah, quanti segreti scopriamo da casa. Quindi il fatto che abbiamo solo il tuorlo non succederà che c'è quei grumi, quella pasta ruvida. Io l'ho voluta fare una volta a casa e non mi veniva mai come quella del ristorante. Quindi il segreto, il trucco è anche quello. In effetti è tutta bella amalgamata. Che spettacolo. Ma tu il formaggio l'hai messo solo nelle uova o poi fai un'aggiunta ulteriore? Poi chi vuole il formaggio lo mette sopra. Io lo metto sopra la pasta, capisci? E come dicevo prima, c'è carbonara e carbonara, ragazzi. Sicuramente la vecchia osteria non è solo la carbonara, quella che ci fa impazzire, ma è tutto buono, è tutto buono. E non è che lo dico che sono di parte, è la verità. Perché l'ultimo quarto l'ho lasciato per cucinare. Genino, non lo so se tu ce la fai a andare dentro la pentola, vedi come bolle, i grumi non si formano, perché se fosse stato diversamente, come dicevo io prima, a quest'ora avremmo avuto tutti i pallini bianchi ed era una cosa sgradevole. Questa si chiama carbonara modificata, quelli là la fanno con il bianco, con il rosso, e la fanno semplice. Guardi, io penso che siamo quasi alla fine, io mi permetto di prendere questa pirofila e adagiarla qui, e secondo me manca proprio, come dicevamo prima, quel quarto che mancava, ma penso che ci siamo quasi. Da casa, mi raccomando, scoprite tutti i segreti, anche se di solito i cuochi sono sempre gelosi a dare le ricette. Perché questa diceria, la ricetta non si dà? Perché non si deve dare? Secondo me insicurezza da parte di uno chef. Bisogna trasmettere agli altri quello che fai, bisogna trasmettere agli altri. E chi non sa, quello che dice che ha imparato tutto, quello non sa niente. Poi la cucina è come l'arte, è come la musica, non si finisce mai di imparare, quindi... E secondo me quando uno è sicuro di se stesso, quando le cose si fanno con amore, si ha voglia anche di trasmetterli. Ci mettiamo qui, Michele? E voilà! Attenzione ragazzi, gli facciamo una spruzzatina di parmigiano o no? Lo metti. Ragazzi, io non mi stanco mai di ripetere e dico sempre peccato che da casa non possono sentire i profumi. Michele, prendi in mano questo piatto, facciamolo vedere là, e dalla vecchia osteria di Siderno per oggi è tutto e alla prossima ricetta. Grazie, santi medici, aiutateci. Ciao ciao. Faccio un tuffo sotto il sole, fa già un caldo che si muore, quest'estate non si dorme, me la bevo come un cocktail, questo ritmo che mi muove, i problemi sono altrove, che cuffie sulla testa, viaggio sotto l'ombrellone, prendiamoci le stelle, che il resto non ci serve, uscire e fare le sette, voglia di andare più forte, non ci basterà questa notte, voglio vedere le luci dell'alba cambiare. Soltanto con te, non chiedo la luna, ma ballo con te. Lasciamoci tutto alle spalle io e te, fino a che nasce il sole. Spengo tutto per due ore, che mi scorda anche il mio nome. Bevo birra con limone, senza ghiaccio per favore. Andiamo non so dove, diplomiamoci in hangover. Scottiamoci la pelle, poi cambiamoci colore. Prendiamoci le stelle, che il resto non ci serve. Almeno fino a settembre. Ho voglia di andare più forte, non ci basterà questa notte. Voglio vedere le luci dell'alba cambiare colore. Voglio ballare con te, soltanto con te. Non chiedo la luna, ma ballo con te. Lasciamoci tutto alle spalle io e te, fino a
sole. Le giornate così lunghe, notti sempre troppo corte, che ti svegli sulla spiaggia col rumore delle onde, e mentre la notte finisce dimmi che male c'è, se mentre ballo con lui io penso ancora a te. Ho voglia di andare più forte, non ci basterà questa notte, voglio vedere le luci dell'alba cambiare colore. Voglio ballare con te, soltanto con te. Non chiedo la luna, ma ballo con te. Lasciamoci tutto alle spalle, io e te, fino a che nasce il sole. Voglio ballare con te. Non chiedo la luna, ma ballo con te. Lasciamoci tutto alle spalle, io e te.